questo video non ci metto la faccia, ma ci metto la lingua, la voce, diciamo, dai. Mi sono stufata di ricevere polemiche sul fatto che io compro compulsivamente. Ora, è vero che ognuno è libero di esprimere la propria opinione, è vero che ognuno può dire quello che pensa e può consigliare o parlare. Il problema è che voi che fate questi commenti vuol dire che non sapete un cazzo di me, non mi conoscete, ragazze, perché se mi conosceste meglio, o comunque avreste visto al posto che 10 video, magari 40, avreste già l'idea chiara. Allora, innanzitutto le cose che compro è ovvio che non le sfrutto, ma io stessa sono d'accordo. È ovvio che se hai 10 stivali neri non è che li puoi mettere tutti e 10, o comunque se li metti sembrano sempre gli stessi. Ma è come avere 20 paia di jeans, è la stessa cosa, o 20 felpe, cioè che qual è la differenza? Uno. E due, se io dovessi comprare solo poche cose di qualità, vorrebbe dire comprarmi forse un capo al mese. E col cazzo che apro un canale YouTube per farvi vedere un acquisto al mese, io a me della marca non me ne frega un cazzo, anche perché tante cose di marca non hanno la qualità, non hanno la qualità, magari c'è più qualità nel banchetto di 4 euro che nella magliettina di Dolce & Gabbana a 150 euro. Bisogna aprire gli occhi, bisogna avere le vedute più ampie, non bisogna essere trogloditi nel proprio paesello, nella propria ignoranza, e stare lì, fermarsi lì, guardate oltre. Poi, se non sapete ancora questa cosa, io le cose le vendo, quindi magari compro un vestito a 4 euro e lo vendo a 7-8 euro sulla mia cazzo fottutissima pagina, quindi guadagno 4-5 euro e me ne compro altri 4 al banchetto di 1 euro. Questo si chiama business, come dice Tina Cipollari. Ma il problema che mi dà fastidio è che chi commenta così vuol dire che non mi conosce, perché sono 3 anni che faccio video su YouTube e 3 anni che compro assiduamente cose low cost in maniera spropositata, senza però rovinarmi, perché io le bollette le ho sempre pagate, l'affitto sono 7 anni che lo pago per i cazzi miei, e pagavo anche 420 euro al mese, adesso ne pago 300 perché sono da mia madre, ma devo star qua a raccontare a voi i miei cazzi e i miei conti. Le bollette le ho sempre pagate, non ho mai chiesto un euro a nessuno, ma proprio mai, cioè i miei genitori, oltre a darmi da mangiare ogni tanto, non mi hanno mai dato soldi, cioè io tutto quello che ho fatto in 7 anni, questa parte, 8 anni che lavoro, tolto il primo anno che ero con i miei, dopo un anno sono andata fuori dal cazzo, invece voi fate le bamboccione e state a spalle dei vostri genitori, perché scommetto che queste qua che parlano hanno 30 anni e sono ancora attaccate ai genitori e si fanno anche mantenere, magari si fanno volare cinquantini. A me non mi ha dato mai un euro a nessuno, tutto quello che ho me lo sono guadagnato, me lo sono comprato con i cazzi miei, con i miei soldi, senza dover dire grazie a nessuno, senza che veramente nessuno mi avesse mai dato dei soldi. Quindi sono fiera di questa cosa e me li continuo a sputtanare come cazzo voglio. Poi li rivendo, ci guadagno e li compro. Non è che li metto via, la casa ce l'ho, tra un po' non pagherò più neanche l'affitto, e me li sputtano come ben voglio. I miei cani non gli manca nulla, quindi che problemi ci sono? La benzina nella macchina ce l'ho, non ho la Porsche Cayenne, una C2 scassata, però finché va me la tengo, perché non me ne frega un cazzo della macchina. Quindi qual è il problema? Avete problemi? Cioè, io non sono una shopper compulsiva, perché non spendo tutto il mio stipendio in shopping. Ciao ragazze, buona serata.